Ciao e benvenuto al podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva, il podcast dove si parla solo di finanza in modo semplice. 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff. Puntata numero 29. Buongiorno e benvenuti alla nuova puntata di Finanza Semplice di Alfonso Selva. Oggi abbiamo un ospite particolare, estraneo un po' al mondo della banca e finanza, però l'ho voluta fortemente perché mi serve e spero serva a te per quanto riguarda rassicurarci in materia di investimenti in questo periodo molto particolare. Abbiamo ospite la dottoressa Desiree Arnick, è una psichiatra psicoterapeuta. Lavora all'Università Cattolica del Sacro Cuore del Policlinico Gemelli e sia nel pubblico sia nel privato. Adesso ce lo spiegherà meglio lei. Benvenuta Desiree, come stai? Grazie Alfonso, anzitutto per l'invito, molto bene. Ci tengo solo a precisare che io di base lavoro nel privato, in 4 studi diversi, però insegno, ho una docenza alla scuola di specializzazione in psichiatria del Policlinico Gemelli. Perfetto, perfetto. Allora, hai tutte e due le visioni, quella del pubblico e del privato, che è una cosa molto, molto bella per chi fa quel tuo lavoro, credo, insomma. Sicuramente ho acquisito abbastanza esperienza, anche perché la vecchiaia mi ha aiutato, quindi negli anni si acquisisce un po' di esperienza, assolutamente sì. Senti, ti ho voluto fortemente, come ho detto, nonostante le tue resistenze, perché, lo so, è così, d'altra parte è questo, perché volevo che tu mi dessi una mano per rassicurarmi e darmi anche un'ancora, una modalità per fare meglio il mio lavoro e soprattutto dare un aiuto a quello che sono i clienti su quello che è il discorso per gli investimenti per il futuro. Uh-huh. Chiaramente veniamo da questo periodo, ancora ci stiamo in mezzo di quello che ci è successo, coronavirus e tutto quello che la segregazione sociale e tutto quanto, e capirai che insomma io con i miei clienti ho dei piccoli problemi anche di relazione, perché sai, un po' tutti hanno paura per quello che ci è successo. Quindi qual è la prima domanda che ti faccio? Tu che ne pensi di questa cosa e qual è il consiglio primario che daresti ai clienti e a me per acquisire, come dico io, sicurezza verso il futuro in generale anche sugli investimenti? Sì, allora diciamo che intanto effettivamente questo è un periodo particolare, è la prima volta che accade qualcosa del genere dal dopoguerra ad oggi, e quindi in qualche modo è vero che nulla sarà come prima, il mondo sarà diverso, alcune cose non torneranno mai più come prima. È un qualcosa che rappresenta una realtà. Credo che questa circostanza abbia anche dato un po' una sonora legnata, se vogliamo, al senso di onnipotenza, di sicurezza, no? Che si erano alimentate sempre dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, un po' in tutti noi, magari in alcune categorie di più, in alcune di meno, però insomma ad oggi c'è stato, e quindi abbiamo riportato da un punto di vista un po' più umano, se vogliamo, una dimensione più umana adesso il tutto, soprattutto dopo questo evento traumatico. Perché abbiamo capito che una cosetta piccola e invisibile ha bloccato 3 miliardi di persone dentro casa, quindi... Esattamente, il virus ha creato una sorta di realtà che possiamo definire fantascientifica, comunque una realtà surreale, no? Quasi che vedi un po' nei film, quindi ha creato questo lockdown in cui comunque le persone si sono dovute assolutamente fermare. Adesso speriamo che le cose piano piano vadano meglio, e quindi la prima cosa è sicuramente cercare di riacquisire i propri vecchi ritmi, cioè partire dalle basi, nel senso, io ho cercato anche per esempio con i miei pazienti, ma lo dico anche a tutte le persone che non hanno problemi psicologici, che indubbiamente, piano piano ovviamente in funzione di quello che le leggi ci consentono di fare, ma ripartire un po' da quello che era il ritmo della nostra giornata, quindi sveglia a quell'ora, dove è possibile andare al lavoro, dove no, essere smart working da quell'ora a quell'ora, cioè riprendere un po' proprio le proprie abitudini, già ci aiuterà a riprendere un po' più di sicurezza e di contatto con, sì, da un lato la nuova realtà, ma dall'altro anche con le nostre vecchie abitudini, perché l'uomo
è un essere abitudinario, l'essere umano, no? Ovviamente l'uomo come donna. Sì, è vero, è vero. Infatti le abitudini sono la cosa più dura da cambiare, no? Come sicuramente... È vero, però come dicono anche sempre i miei pazienti, l'abitudine è la seconda natura dell'uomo, quindi significa che da un lato c'è la natura, ma dall'altro, seppure l'abitudine è la più dura a morire, in sé ha il grande potenziale, la grande risorsa, piano piano, di poter essere modificata. Allora, brava, questa mi è piaciuta l'abitudine. Come facciamo a far riprendere o a modificare l'abitudine delle persone per avere fiducia nell'investire sia per quello che è il mio campo da consulente finanziario, ma chiaramente perché io investo i soldi e quant'altro dei clienti, ma investire anche su se stessi, perché poi se tu hai fiducia nel futuro investi, no? Giusto? È una cosa psicologica anche questa. Assolutamente sì, assolutamente sì. Beh, sicuramente diciamo che uscire dalla zona di comfort non è la cosa più facile per nessuno, però... Cos'è la zona di comfort? Cioè io lo so, però è meglio che lo dici tu. La zona di comfort è proprio quella zona, quell'aspetto della nostra vita, della nostra quotidianità in cui noi ci sentiamo al sicuro, in cui ci sentiamo abbastanza forti, in cui sappiamo già o comunque presumibilmente prevediamo le conseguenze delle nostre azioni, in cui ci sentiamo anche più in grado di controllare, mentre adesso tutto è fuori controllo, o comunque almeno in apparenza, perché comunque nel nostro campo, nel mondo della scienza, si sta studiando questo virus che è completamente nuovo, pur appartenendo a una categoria, quella dei coronavirus, che è già conosciuta. Però diciamo questo ceppo in particolar modo, il Covid-19, è un nuovo ceppo, quindi è qualcosa di diverso, per cui per nessuno diciamo è facile, però bisogna, come avevo detto, un po' da un lato ripristinare i vecchi ritmi e le abitudini, ma allo stesso tempo cercare di reinventarsi con creatività. Questo è un qualcosa che sarà molto importante per il nostro futuro e, come ho detto, non è una cosa semplice, si fa passo passo, ma è collegata all'abitudine. E l'abitudine è un qualcosa che, come dicevamo prima, no, si può cambiare. Cioè, se tu hai gli occhi blu, nasci con gli occhi blu e muori con gli occhi blu. Però se tu, per esempio, la mattina appena ti svegli ti vai a lavare i denti e poi fai colazione, invece col tempo, piano piano, puoi riabituarti, per esempio, a fare prima colazione e poi lavarti i denti. È un esempio molto semplice, ovviamente, sì, ma solo per comprenderci. Quindi bisogna cercare di lavorare su se stessi. A me, quando hai detto uscire dalla zona di comfort, mi è venuto in mente anche uscire da casa. Perché, ovviamente, perché molta gente adesso si è abituata a stare in casa e ha anche paura di uscire, no? Proprio di uscire fisicamente dalla casa, è diventata quella la sua zona di comfort. Quindi uscire dalla casa e incontrare il consulente finanziario, incontrare l'avvocato, incontrare l'amico, l'amica, cioè riaprirsi a tutto, tra cui c'è la sfera privata e la sfera anche pubblica della propria vita, no? Se ti riapre a questo, pensi, dice, vabbè, quei soldi che li posso reinvestire, oppure quello che guadagno, magari una parte, come al solito, posso risparmiare e investire per il mio futuro. Cioè pensare che c'è un futuro, che ci sarà un futuro, e questo come fanno per ritornare a questa cosa? Beh, appunto, ci vuole intanto adesso un pochino di tempo di adattamento, perché ci vuole la sicurezza e riuscire di casa che è proprio stato, da un lato all'inizio è stata un po' una prigione per noi, una prigione per alcuni più dorata, per altri meno, però eravamo abbastanza sicuri che con le dovute precauzioni in casa non avremmo avuto problemi. E invece uscire sembra essere, no, un qualcosa che ci può mettere a rischio. In realtà ormai sappiamo almeno questo, che oggettivamente i rischi possono essere ridotti al minimo attraverso i presidi di sicurezza, il distanziamento sociale. Quindi intanto il primo passo è proprio quello, come dicevo, di riuscire di casa, di riprendere le proprie abitudini, di andare magari con le dovute cautele adesso, mano a mano che apriranno anche i vari esercizi, anche per esempio la colazione di lavoro, no? Oppure il brunch, eccetera, riprendere gradualmente le proprie abitudini e cercare
di essere assolutamente positivi, perché voglio dire, se abbiamo passato una prima guerra mondiale, una seconda guerra mondiale, pandemie, ebola e tante altre cose, e non la spagnola, gli attentati terroristici, assolutamente, cioè, tutto, siamo, no? Sopravvissuti, il mondo è sopravvissuto, anche questo sarà un qualcosa di passeggero, magari durerà un po' più a lungo, tuttavia sarà in qualche modo più passeggero rispetto ad altre cose, quindi ritorneremo indubbiamente ad un futuro che magari potrà essere una nuova normalità, ma non necessariamente impoverita, magari invece arricchita, proprio perché maggior creatività verrà messa come strumento tra gli strumenti che impieghiamo quotidianamente. Infatti una penso delle nuove cose che abbiamo tutti quanti un po' imparato è usare gli strumenti tecnologici per comunicare, a me sta capitando molto più spesso che vedo i clienti online tramite le varie piattaforme di comunicazione che esistono, quelle vecchie e quelle nuove, che c'è stata la nuova scoperta di Zoom, Skype e quant'altro, tutte quante, quindi anche questo è un guadagno, perché penso che riuscire a incontrare il consulente finanziario, penso che anche tu fai delle cose online, no? Sì, diciamo che io lavoro online, da noi nel nostro campo si parla di telemedicina, ma già da 4-5 anni, quindi su questo mi trovo preparata fortunatamente e così anche devo dire ai miei pazienti, che insomma devo ringraziare, perché magari rispetto ad altri colleghi che non necessariamente sono stati così fortunati, ma mi hanno seguito in tutto questo periodo, insomma, quindi non è stato per noi difficile, perché già avvezzi, ma indubbiamente è una nuova frontiera, forse sicuramente non l'ultima, ma che stiamo infrangendo sotto tanti altri aspetti, e anche comunque in medicina, perché ripeto, io lo faccio già, ma tante altre persone ancora nel mio campo erano un po' reticenti. In realtà oggi come oggi tocca comunque reinventarsi, e questa è una modalità delle varie, utilissima. Guarda, questa è una modalità che io mi piace sottolineare, che noi consulenti finanziari usavamo poco prima, ma abbiamo usato moltissimo in questo periodo, contrariamente un po' a quello che sono le banche tradizionali o la posta tradizionale, insomma i vecchi modelli che, come tu sai, hanno praticamente chiuso gli sportelli quasi al pubblico, era difficilissimo incontrarli, vederli, fissare appuntamento. E la nostra categoria, io parlo della mia, dei consulenti finanziari, mi ha dato la possibilità di incontrare i clienti anche 2, 3, 4 al giorno, perché ci fissavamo un appuntamento su Skype o su un'altra piattaforma e potevo interagire con loro e dire come vanno le cose, gli investimenti, sai bene, hai soldi, che questa e quella, vuoi vendere, vuoi comprare, cioè vuoi fare qualsiasi cosa, hai delle esigenze, e tramite questi strumenti potevo soddisfarli. Penso che questa è una grande conquista che ci ha dato una cosa positiva del virus, diciamo, no? Perché non è tutto negativo, mai negativo. Tutto negativo, non esiste medaglia senza rovescio. Esatto. Uno dei principi anche della psicoterapia su cui lavoriamo. Senti, qualche consiglio, perché chiaramente questo lo sai che te lo chiede, come i consigli su come fare degli esercizi per vincere appunto le paure che abbiamo detto, di uscire da casa, la paura di investire, perché pensa, io tengo molto su questo campo, che è il mio campo, chiaramente, certo. No? Qual è degli esercizi, dei consigli pratici da dare alle persone per superare questa cosa, per farli star bene? Allora, diciamo che non c'è la formula magica, però indubbiamente cercare anzitutto di identificare le risorse personali, le risorse interiori anche proprio dell'investitore, che si sono sfruttate in passato in situazioni di difficoltà, è già una prima strategia. Cercare, perché è vero, no, erano altre situazioni di difficoltà, ma non credo, anche se non è il mio campo, che nessun investitore abbia sempre avuto tutto lindo e pinto, tutto liscio, che... No, quindi ci sono comunque dei momenti di difficoltà o di crisi. Sì, guarda, allora diciamo, gli investitori più giovani sono stati fortunati da una parte, perché fino a gennaio di quest'anno è stato il periodo più lungo di salita dei mercati, 11 anni di seguito, con qualche piccolo intoppo, ma apparentemente niente. Quindi moltissimi giovani, o che non avevano mai investito, pensavano che tutto sarebbe sempre andato in salita.
Ma sicuramente non è così, No, direi proprio di no. No, ci sono state crisi grosse nel 2000, nel 2008, nel 2012, cioè nel 94, cioè ce ne sono state tantissime. E Esatto, e quindi già quindi. in quei periodi loro hanno acquisito comunque, diciamo, delle esperienze. Per cui, ad esempio, intanto riprendere a ricordare quali risorse proprie sono state impiegate in quel periodo di difficoltà. Da un altro lato, apprendere nuove abilità per risolvere lo stesso problema, quello che prima chiamavamo creatività, estro, un po' di fantasia, no? Quella fa bene in qualsiasi campo, anche se chiaramente il tuo campo sicuramente è molto anche preciso, però anche per le strategie finanziarie immagino ci vogliano comunque un po' di fantasia, un po' di... Guarda, ogni tanto mi sento un po' psicologo, nel senso, non ti voglio Vero? rubare il lavoro per carità, No, però ci mancherebbe. sai, la parte tecnica è residuale, tra parentesi, anche perché io non sono quello che va a comprare, vendere, non faccio quello, io faccio il lavoro di capire quali sono le esigenze del cliente, i suoi obiettivi, le sue paure, e cercare di tradurle in un progetto. Quindi su quello mi serve molto infatti io seguo molto la tua categoria per imparare come riuscire a capire bene le persone, perché questa è la cosa fondamentale. Se io non capisco quello che loro hanno in mente, Desiderano. che delle volte non è palese, cioè è recondito, quello mi aiuta tantissimo a dargli la soluzione migliore per loro. E Immagino. quindi. Infatti, diciamo che proprio il modo attraverso cui ci poniamo di fronte al problema e lo affrontiamo, che ci aiuterà poi a risolverlo. Per cui esistono vari modi di approccio anche allo stesso problema. Adesso bisogna semplicemente trovare delle alternative. Una di queste, come dicevamo, è già l'incontro attraverso il mezzo della comunicazione online o comunque avere la possibilità di un interfacciarsi in questo modo. Poi sicuramente un'altra cosa importante che spesso dimenticano le persone, ma questo lo dimenticano in genere, quindi a maggior ragione in un momento difficile come questo, è cercare di alternare ai momenti in cui ci si concentra sul lavoro e ovviamente su tutte le strategie possibili per riuscire al meglio anche nel campo degli investimenti, cercare però di ricordarsi sempre di ritagliarsi anche dei propri spazi, che siano per quanto possibile in questo momento, ovviamente ognuno trova il suo modo di evasione e di distrazione. Sono cose comunque, diciamo, importanti da ricordare sempre, perché se si è soddisfatti in un campo, si è più facilmente meno stressati, meno ansiosi e un po' più rilassati anche poi nel condurre, diciamo, delle azioni come possono essere quelle degli investimenti. Di fronte a un Quindi tu stai consigliando di uscire, di magari andarsi a fare una corsa, di andare in palestra, di andare a vedere una Certamente, mostra, sì. di incontrare delle persone, gli amici, e tutto questo fa bene a se stessi e fa bene anche alla fi la fiducia nel futuro, a riprendere, a guardare e dire posso fare qualcosa anche sul campo finanziario, perché uno dice no, ma adesso magari domani muoio, cioè non è No, questo, assolutamente. bisogna Guarda, aprirsi. ti faccio un esempio semplice. L'ostacolo, mettiamo così, che in questo momento è, tra virgolette, il coronavirus, quindi la paura per l'investimento, in linea di massima, chiaramente, è l'insieme degli impedimenti a procedere come di consueto o secondo le nostre conoscenze ed esperienze nella direzione di un obiettivo. La soluzione, invece, è l'insieme dei cambiamenti nello stato mentale e nei comportamenti di conseguenza che consentono di raggiungere un obiettivo precedente o magari anche uno nuovo. Non sempre equivale alla rimozione dell'ostacolo, bensì all'estro, alla fantasia e alla creatività. Quindi bisogna in qualche modo saper, almeno nella mente o attraverso il tuo lavoro, descrivere il problema dal proprio punto di vista in modo tale che appunto una persona come te possa comprendere l'esigenza del cliente, identificare cosa si sta cercando di fare o di trovare, individuare quali sono i punti poco chiari, quali sono le informazioni che possono essere tratte dal problema stesso, oppure quali sono le informazioni mancanti e necessarie. Definire degli obiettivi che possono essere realistici e concreti, nel senso magari oggi bisogna valutare le analisi delle risorse e delle forze in gioco, l'individuazione di una strategia utile a raggiungere il proprio obiettivo, eventualmente fare dei piccoli step, cioè magari se abbiamo paura di fare adesso
tiro così perché non so neanche, vai. Non essendo il tuo il mio campo, non lo so, al posto di investire 100.000 euro, magari investiamone 30.000, 40.000, perdonami se le cifre sono completamente solo per capire. Ma cioè, ci sono dei servizi finanziari che proprio assecondano queste paure, perché magari ti consentono di investire radialmente, ti consentono di avere una rete di protezione, una parte di capitale garantito, cioè, esistono queste cose proprio per venire incontro, perché tutti i clienti non sono tutti uguali, cioè quello che è più pauroso è quello che è meno pauroso, quello che ha un'attenzione alla perdita, una soglia di al dolore della perdita molto elevata, quello che ce l'ha più bassa, quindi è esatto. Giusto. Sì. E quindi, cioè, in qualche modo noi andiamo a frammentare, no, i vari passaggi, nel senso che iniziamo con un piccolo investimento che ci può dare una maggior sicurezza, poi uno sempre maggiore e così via, fino ad arrivare a quello che poi può essere il nostro ultimo obiettivo, che sarà il grande investimento, comunque quello su cui tu sei sicuramente più avvezzo di me. Quindi, in qualche modo, la pianificazione dei vari passaggi per raggiungere l'obiettivo, assieme però alla strutturazione, come dicevo anche prima, del tempo quotidiano, cioè avere in mente o anche scritta un'agenda online o meno che sia, per cercare di calibrare le due cose ed evitare anche troppa stanchezza, troppo sovraccarico, un eccessivo perfezionismo che può essere appunto come dire, equilibrato da momenti di evasione e di distrazione che indubbiamente aiutano una persona ad avere un maggiore equilibrio sotto tutti i punti di vista. Perfetto, abbiamo dato qualche, diciamo, compito da fare o modalità come affrontare un po' questo futuro che ci viene dal dopo coronavirus chiuso in casa. Senti, c'è qualche altro suggerimento o cosa importante che vorresti dire riguardo a consiglio o modalità su questa cosa? Perché insomma ci avviamo un po' verso la fine, pensi che ci sia qualche altra cosa importante che non ti ho chiesto su questo discorso? Rispetto a tutto quello che abbiamo detto, dico, c'è qualcosa di importante che non ti ho chiesto oppure che vorresti dare alle persone, ai clienti, ai miei clienti, ai anche non clienti, un po' per affrontare, abbiamo fatto una presentazione di varie cose che possono fare, atteggiamenti che possono tenere, c'è qualcos'altro che vuoi dire importante? Importante non lo so, però potrei aggiungere che dicevo, spesso questo mestiere richiede molto lavoro duro e anche può essere molto stressante per stare al passo con gli eventi, le notizie, le news economiche, seguire i mercati, eccetera. E quindi sicuramente cercare di sentire un po' meno forse i telegiornali, in cui comunque tante cose arrivano in ritardo rispetto a quello che mi insegni tu, rispetto a quello che magari è l'andamento vero del mercato, e quindi indubbiamente sfruttare anche l'impiego di persone di fiducia, come può essere il consulente finanziario, perché ti dà maggior sicurezza, cioè sapere di condividere una tua strategia, un tuo piano con una persona che è sia di fiducia ma sia che è del campo, quindi quale migliore figura come quella di Alfonso Selva, direi, no? In pratica hai detto giustamente di delegare tutte le incombenze in questo campo a me, che faccio questo lavoro, come si delega quella all'avvocato per fare una cosa, al notaio per fare un'altra, al commercialista per fare un'altra, di non mettersi lì, non pensare di essere da soli o tutti i giorni a vedere, oddio, la borsa oggi ha perso l'1%, domani... cioè, non fare, guardare a lungo termine, che è la cosa che professo io sempre. Esattamente, precisamente, perché altrimenti ci si lascia offuscare dalle emozioni, dal proprio giudizio, dalle proprie paure, non si riesce a essere imparziali, e invece bisogna, da un lato, ripeto, sì, portare assolutamente avanti il proprio pensiero, il proprio obiettivo, la propria creatività, ma allo stesso tempo seguire una persona come te, che conosco e che quindi sicuramente consiglio a tutti gli ascoltatori, perché sei un grande professionista di cui mi fido al 100% e che è competente nel campo e può rassicurare anche il proprio cliente nel dire, beh, però insomma, guarda, questo potrebbe essere bene, questo magari lo facciamo in un secondo momento, oppure mettiamo questo avanti a questo, insomma, dargli anche un piano, una programmazione. Esatto, grazie dei complimenti. È realizzabile, no, ma sono assolutamente tutte sentite in pieno, assolutamente. Volevo solo ricordare, se ho
giusto due minuti, vai, vai. Un minuto di tempo, diciamo così, vai. Due cose importanti che ovviamente non ho detto io, e per quello che sono importanti, e cioè una è Henry Ford, che è un noto imprenditore statunitense, conoscete sicuramente meglio voi di me, e che diceva: gli ostacoli sono quelle cose spaventose che vedi quando distogli lo sguardo dalla meta. Quindi la meta puoi raggiungerla solo attraverso, diciamo, come dicevi anche tu, guardare al futuro e affidarsi a persone di fiducia, come possono essere quelle della tua figura. Invece, ultima, ma non per interesse, è un qualcosa che appartiene al mio campo, ma ritengo possa essere estremamente utile anche nel tuo, è una citazione di Freud, di un articolo intitolato Caducità del 1915, quindi anche periodo inizio Seconda Guerra Mondiale, un periodo molto difficile che in qualche modo può essere assimilabile a quello di oggi, per cui vi erano timori di cambiamento, svolte epocali, eccetera, eccetera. Facendo riferimento al lutto, che è un po' quello che in varie differenti declinazioni si è esperito anche in questo periodo di lockdown e adesso ancora, lui diceva: una volta superato il lutto si scoprirà che la nostra alta considerazione dei beni della civiltà non ha sofferto per l'esperienza della loro precarietà. Torneremo a ricostruire tutto ciò che la guerra ha distrutto, forse con un fondamento più solido e duraturo di prima. Io me lo auguro e lo auguro a te e a tutti gli ascoltatori di questo bellissimo podcast, a cui ti ringrazio di avermi invitato. Grazie Desiree. Senti, prima di salutarti, se vuoi puoi lasciare tutti quanti i tuoi dati dove le persone, se hanno bisogno di te, del tuo lavoro, ti possono cercare, trovare, contattarti. Vai, lascia mail, telefono, sito, quello che hai per contattarti. Allora, sicuramente per quanto riguarda il sito, mi possono trovare tranquillamente sul sito di mio dottore, dove c'è anche il curriculum aggiornato ad oggi, e quindi possono fare prenotazioni online lì e mi arrivano tutte le email. Altrimenti uno degli studi, diciamo, principali in cui lavoro, in un centro storico, si chiama Centro Lucio Bini, è in zona Prati a Roma, quindi vicino al Vaticano, e lascio il numero della segreteria dove rispondono le segretarie, che è 06 687 4728. Quindi ringrazio, per qualsiasi cosa rimango a vostra disposizione. Perfetto Desiree, grazie tantissimo per i consigli, per l'intervento, e se ci sarà magari prossimamente diciamo richiesta dagli ascoltatori, sicuramente ci sarà, magari facciamo un altro intervento su un altro aspetto che possa essere interessante per loro. Quando vuoi, sono a disposizione, perché sai quanto ti stimo e soprattutto quanto, insomma, mi affido a te. Grazie Desiree, ciao e buon lavoro. Grazie, ciao tanto anche a te, ciao.